Allora, eccoci, ci troviamo in Vialbaro, siamo in uno dei contesti più prestigiosi in assoluto della città, cuore di Albaro, Vialbaro, contesto antico, contesto d'epoca, con un fascino incredibile. Qui entriamo, portoncino blindato e da qua proprio facciamo il giro. Con queste ceramiche antiche maioliche incominciamo a vedere questo meraviglioso appartamento. Ci portiamo verso sinistra, dove abbiamo la zona cucina, sala da pranzo. Cucina a vista. Sala da pranzo, poi andiamo sopra che con questa scala di ardesia ci portiamo nel salottino. Completano la proposta una comoda cantina e un posto autocoperto doppio per due automobili con accesso diretto poi al portone e all'appartamento. Quindi saliamo in questa meravigliosa scala d'ardesia. Qui abbiamo il salottino sopparcato con questi affreschi, questi stucchi meravigliosi, antichi, originali del 600. Torniamo giù. Sala da pranzo e cucina a vista. Dalla parte opposta abbiamo il primo dei due bagni, il qua abbiamo la vasca, il e la prima delle due camere, una grande camera matrimoniale. Alle mie spalle c'è questa grande armadiatura che ovviamente rimarrebbe, stata fatta su misura. Il riscaldamento autonomo, c'è l'aria condizionata in tutto l'appartamento che fa caldo e freddo. Le spese di gestione sono molto contenute, sono circa 2000 euro l'anno. È un palazzo d'epoca, quindi paga le imposte al 50%, quindi i costi di gestione sono decisamente contenuti. Scendendo, perché i livelli sono tre, andiamo nella camera matrimoniale con il proprio bagno privato e poi questa zona lavanderia che poi andiamo a vedere. Ecco, qui abbiamo la camera matrimoniale. Laggiù abbiamo il bagno e qui abbiamo accesso al giardino dove è un'esposizione verso est e verso ovest, quindi a pomeriggio si può prendere il sole. Questo giardino è in parte condominiale, ma con possibilità ovviamente di utilizzarlo. Quindi poi andiamo a vedere il bagno. Questo è attrezzato di doccia, quello di sopra invece vasca. Qua abbiamo la zona lavanderia. Qui quindi ricapitolando, camera matrimoniale con bagno. Lavanderia. Scala,
Alle mie spalle c'è la porta d'ingresso, la porticina blindata. Qui abbiamo cucina, vista e sala da pranzo. Sopra abbiamo il salottino che abbiamo visto prima. Secondo bagno con vasca. Poi camera matrimoniale. Ripeto, box, posto auto coperto per due automobili e una comoda cantina. E qua, da queste meravigliose maioliche, ci fermiamo.